Carissimi, bentornati, benvenuti a questa nuova puntata del ciclo di catechesi su San Giuseppe che stiamo facendo, aggiornando un antico ciclo di catechesi fatto a suo tempo, ormai quasi 10 anni fa, su Radio San Giuseppe, che si chiamava e si chiama anche questo San Giuseppe più santo dei santi. È il testo che stiamo seguendo, il testo del padre di Angel Pegna, è veramente qualcosa di spettacolare e propone delle considerazioni veramente straordinarie sulla figura di San Giuseppe, come vedremo mano a mano che andiamo avanti. Quindi meritava assolutamente di essere, a mio avviso, ripreso e ulteriormente approfondito anche alla luce dell'esperienza maturata per quanto mi riguarda e tutti quanti questi anni di ministero. Questa sera affronteremo un tema meraviglioso. Una piccola premessa: queste catechesi, per chi segue la diretta, si tengono il primo mercoledì del mese perché è un giorno particolarmente importante per San Giuseppe. Ecco, per chi conosce un po' le apparizioni di Tapiranga, dove ci sono state amplissime manifestazioni da parte di San Giuseppe, rivelazioni da parte di San Giuseppe, tra cui quello che Dio intende, diciamo così, affiancare al primo venerdì e al primo sabato del mese, in onore appunto del cuore sacratissimo di Gesù, del cuore Immacolato di Maria, anche il primo mercoledì del mese, in onore del castissimo cuore di San Giuseppe. E sempre nelle apparizioni di Tapiranga c'è stata, diciamo così, la rivelazione di com'è questo cuore di San Giuseppe. Questa sera lo conosceremo un po' meglio. Un cuore virginale, oltre che è un cuore tutto quanto dedito a Gesù e Maria. Pensate che si è manifestato in questo modo. È un cuore in cui c'è impresso a fuoco, proprio impresso, marchiato al centro. Sapete cosa? Uno dei simboli a me più cari, io ce l'ho sul mio anellino della mano destra, il retro della medaglia miracolosa. Quindi lo faccio proprio vedere a chi sta seguendo la diretta. Vediamo un po', eccolo qua. Questo è impresso proprio così, è a fuoco sul cuore di San Giuseppe. Lo faccio vedere anche a chi seguirà la differita. Eccolo qui. Ok. Questo è il retro della medaglia miracolosa e questo è un logo che si era inventato la Madonna, non esiste. Ecco perché è così tanto caro per me, perché in questo simbolo ci sono insieme le iniziali di Maria e di Gesù, perché c'è la M e quella base, quella che sembra la base della croce incastonata, in realtà è la I, cioè la iniziale del nome latino Jesus. Quindi Maria, Jesus, sormontati dalla croce, che è ciò che ha unito la vita di Gesù e di Maria, l'opera della nostra redenzione, a cui la Madonna ha partecipato come nostra corredentrice. Questo era marchiato a fuoco sul cuore di San Giuseppe. Che significa? Significa che San Giuseppe, la ragion d'essere della vita di San Giuseppe erano Gesù e Maria. Noi dobbiamo essere tutti quanti come San Giuseppe, perché un cuore di un cristiano è infiammato d'amore per Gesù e Maria. Quindi magari sui nostri cuori ci si è imprimesse proprio il marchio di fuoco. Quindi vuol dire proprio infiammato dall'amore, folle d'amore, pazzo d'amore, marchiato sul cuore, cioè il cuore non batte per altro che per Gesù e per Maria. E intorno a questo cuore, spettacolo dei spettacoli, 12 gigli. La purezza virginale meravigliosa, oserei dire quasi assoluta, di San Giuseppe. Quindi è una cosa meravigliosa, insomma. Quindi l'ho voluto dire perché è qualcosa veramente di splendido. Quello che andremo vedendo questa sera sulla verginità di San Giuseppe è, come dire, è una conferma, diciamo così, del cuore di questo castissimissimo uomo straordinario. Io non intendo certamente anticipare il giudizio della Chiesa. In ogni caso, se anche il giudizio della Chiesa sull'apparizione di Tapiranga dovesse, quando sarà, rivelarsi non positivo che il cuore di San Giuseppe sia così, io continuerò a ritenerlo molto molto verosimile, insomma, perché
È veramente un'immagine straordinaria, spettacolare, altamente significativa. Allora, apriamo questo secondo capitolo. Penso che molti di voi, lo introduciamo così, se hanno dato un pochino un'occhiata a certi dipinti, a certa iconografia, molte volte San Giuseppe viene rappresentato come una persona anziana. Cioè, dire anziana è dire quasi un eufemismo, cioè è una persona, un vecchio, vicino a questa ragazzina che sembra più che lo sposo, sembra il padre o sembra addirittura il nonno per certi aspetti, no? Da dove viene questa cosa? Lo vedremo questa sera, come introduzione. Diciamo che questa rappresentazione fantasiosa di San Giuseppe, come vedremo, viene dai Vangeli apocrifi e aveva, se la sono inventata, diciamo così, ecco, per giustificare due cose. Primo, il fatto che nei Vangeli si parla di questi misteriosi fratelli di Gesù. Allora mancava un pochino di cultura, perché i fratelli di Gesù ci sono nei Vangeli, ma per giustificarli non occorre dire che San Giuseppe aveva avuto un altro matrimonio, che era blasfemia, e aveva fatto altri figli, e quindi vengono chiamati fratelli di Gesù perché sarebbero fratelli, diciamo così, per parte di padre, no? Sono altre le motivazioni, vediamo se le daremo. E in parte quindi anche come dire, per giustificare il fatto che la Madonna era sempre vergine, quindi non è stata sfiorata, e quindi però per non essere sfiorata ci doveva avere vicino una persona matura, insomma, perché se fosse stata troppo giovane, come fa a non sfiorarla, no? Ecco, queste purtroppo sono idee, come noi vediamo, molto, molto, molto umane. Ecco, iniziando proprio la lettura della sezione del testo dedicata alla Vergine di San Giuseppe, vedremo da dove viene questa cosa. Secondo alcuni scritti apocrifi dei primi secoli, come il libro Storia di Giuseppe il Falegname, il Protovangelo di Giacomo o il Vangelo di Tommaso, che risalgono al secondo secolo o più tardi, San Giuseppe sarebbe stato sposato prima di conoscere Maria e avrebbe avuto almeno 6 figli, che sarebbero, secondo alcuni, i cosiddetti fratelli di Gesù. Rimasto vedovo, compiuti ormai, pensate, gli 89 anni, si sarebbe sposato con Maria, che avrebbe avuto 14 o 15 anni. L'unica cosa corretta qui è la presunta possibile data della Madonna. Secondo questi testi apocrifi, egli sarebbe vissuto fino a 111 anni, passandone circa 20 con Gesù. Questi libri diffusero la credenza che Giuseppe era molto anziano, che più che un marito era un padre per Maria, e che l'avrebbe sposata per salvare addirittura le apparenze sociali. Quindi si può manco parlare di un vero matrimonio. Allora, qui vediamo come a volte, vedete, perché ci sta un proverbio popolare che dice che di buona intenzione è lastricato l'inferno, perché forse chi ha scritto queste cose, ripeto, era mosso da buone intenzioni, ma ha scritto certe castronerie e certe corbellerie, e tra l'altro sono cose oggettivamente, anche se non era certamente questa l'intenzione dell'autore, ma altamente offensive nei confronti di San Giuseppe, perché San Giuseppe non era questo. Quindi un'immagine del genere è proprio una mostruosità, proprio una sorta di aberrazione. Allora, e l'autore qui è, come dire, oppone a queste fantasie dei Vangeli apocrifi le testimonianze di sani e santi scrittori ecclesiastici, alcuni dei quali grandi santi, a partire dai padri della Chiesa, da alcuni grandi teologi medievali, per finire con San Francesco di Sala. Allora, proseguo la lettura. Niente di più falso. San Giuseppe dovette affrontare tutte le responsabilità di una famiglia, il che sarebbe risultato impossibile se fosse stato molto vecchio, bisognoso quindi di cure e di attenzioni. Come avrebbe potuto condurre la Sacra Famiglia attraverso il deserto con tutti i pericoli e con tutto lo sforzo
che Maria, che presupponevano 20 giorni di cammino per arrivare in Egitto. Dio mise a fianco di Maria il compagno di uno sposo forte e vigoroso per difenderla da tutti i pericoli e per aiutarla in tutte le sue necessità. Uno sposo che dovette lavorare molto per mantenere una famiglia povera, specialmente durante la sua permanenza in Egitto, dove non avevano parenti. Descrivere Giuseppe come un vecchio malato è qualcosa che solo i libri apocrifi e fantasiosi potevano inventare. Allora, ci sono alcune considerazioni qui, anzitutto, che partono dal buon senso. Noi dobbiamo sempre stare anzitutto a quello che scrivono i Vangeli. I Vangeli scrivono che viaggio, già viaggio a Betlemme. Il viaggio a Betlemme, Betlemme sono 120 km da Nazareth. Insomma, non è un viaggio molto, molto tranquillo. A quei tempi non c'erano le marce, a quei tempi si viaggiava con un asino, molto probabilmente, come spesso accadeva per i poveri, un asino c'era. Sull'asino ci stava la Madonna e San Giuseppe lo tirava e lo conduceva a piedi da sotto. Quindi, cioè, capiamo che significa farsi 120 km a piedi tirando un asinello. Figuriamoci quando sono 120 giorni di cammino, scusate, 20 giorni di cammino per arrivare da Betlemme in Egitto. Insomma, quindi non diciamo sciocchezze, no? Per quanto riguarda i fratelli di Gesù, io lo ripeto, l'ho detto in tanti interventi, probabilmente chi mi segue già sa questa cosa, però insomma, tocca ripeterlo perché è ripetita iuvant, no? Allora, il discorso è questo. Da un punto di vista testuale ci sono già alcune spie, perché due dei quattro fratelli nominati nei Vangeli attribuiti a Gesù, e sempre nei Vangeli, sono altrove espressamente chiamati figli di Cleo, di Maria di Cleofe. Maria di Cleofe era la moglie, appunto, di Cleofe, e Cleofe, secondo le fonti, era il fratello di San Giuseppe. Quindi c'entra qualcosa San Giuseppe con questi fratelli di Gesù, ma non nel senso che ci aveva avuto un matrimonio precedente, ma nel senso che suo fratello aveva avuto quattro figli, e pensate che due di questi sono proprio i cugini di Gesù che avrebbero fatto parte del gruppo apostolici, cioè Giacomo e Giuda Taddeo. Gli altri sono Simone e Ioses. Proprio questi, Simone e Ioses, vengono definiti poi figli di Maria di Cleofe. Nell'Antico Testamento sappiamo che Abramo e Lot erano zio e nipote, questo è noto, ma se uno legge il libro della Genesi troverà che si chiamano vicendevolmente fratello. Allora, questo perché in ebraico, un po' come era per gli antichi romani, il termine fratello non è come per noi italiani oggi, cioè se io dico fratello in senso proprio, sto dicendo il fratello, come si chiama giuridicamente, il fratello germano, cioè il fratello di sangue, cioè quello che è nato da stessi genitori, quindi che abbiamo un padre e una madre in comune. Per gli ebrei non era così, perché il termine fratello designava quello che i romani chiamavano la famiglia agnatizia, cioè la famiglia allargata, il clan, la parentela. A Roma c'era la gens Iulia, per esempio, no? La gens Claudia, quindi una gens, non erano papà, mamma e figli, cioè erano le nonni, bisnonni, zii, prozii, cioè c'era una ramificazione grande e si chiamavano tra loro fratelli. Ora però, che cosa succede? Che i Vangeli sono scritti in greco, ma sono scritti tutti da ebrei, salvo Luca che era un proselito, quindi però comunque era nell'ambiente, sono tutti quanti ebrei, quindi cosa fanno questi qui? Questi scrivono in greco, ma pensano in ebraico, quindi loro scrivono in greco Adelfos, che sarebbe il corrispettivo dell'ebraico Ach, Ach in ebraico significa fratello. In ebraico Ach è la famiglia agnatizia, in greco Adelfos traduce Ach, ma la traduce alla greca,
D'accordo? Perché per i greci non era come per gli ebrei, era come per noi, quindi si ingenera poi questo equivoco che si sfugge, a cui si sfugge con queste notazioni, diciamo così, semantiche, dipendenti dalle culture, ma anche con quelle notazioni testuali, cioè che quelle persone che vengono chiamate fratelli di Gesù poi vengono attribuite ad una madre differente. D'accordo? Ecco. Le altre, come dire, considerazioni, le prime, dipendono, come abbiamo visto, dal buon senso. Quindi, questo per dire che San Giuseppe era giovane, era un uomo forte, era un uomo nel pieno vigore. Forse non ci avrà avuto 14-15 anni, ma 30 anni? Una trentina d'anni, cosa abbastanza frequente a quei tempi, insomma, che un marito, fosse un po' più grande della moglie. Sto usando marito e moglie in termini impropri perché vedremo che quando parleremo del matrimonio di San Giuseppe e Maria non erano marito e moglie, erano sposo e sposa, che è un'altra cosa, è simile ma anche diversa. E quindi c'era bisogno di uno che lavorasse, c'era bisogno di uno che custodisse, c'era bisogno di uno che faticasse, c'era bisogno di uno che provvedesse, che stesse nel pieno del vigore. Quindi queste sono considerazioni che dipendono dal buon senso e che dipendono anche dalla fedeltà al Vangelo. Noi abbiamo il viaggio a Betlemme, abbiamo la fuga in Egitto, abbiamo il ritorno a Nazareth, abbiamo Gesù che viene chiamato il figlio del falegname, il figlio del carpentiere. Quindi sicuramente un grandissimo lavoratore. Quindi, ecco, allora, detto questo, step successivi, adesso cominciano i commentatori. A partire dal padre Tomás Morales, fondatore dei Cruzados di Santa Maria, che afferma: ecco San Giuseppe, larghe spalle per il lavoro, non perde un secondo, continua ad adorare e a lavorare, è sempre sollecito nel prendersi cura della Vergine e soprattutto del bambino Gesù. Non ha un minuto libero, non pensa ad altro che ad amare, adorare e lavorare per loro. Ecco chi è San Giuseppe. È il responsabile dei rapporti esterni della Sacra Famiglia, è lui che deve preoccuparsi di tutto a Nazareth, nei 4 o 5 giorni di strada verso Betlemme, nella grotta, in Egitto, più tardi, e poi di nuovo a Nazareth, sempre mantenendo relazioni con tutti. È bellissima questa frase che San Giuseppe era, e magari fossimo pure noi, ecco il retro della medaglia miracolosa stampato sul cuore, no? Marchiato sul cuore. Non pensa ad altro che ad amare, adorare e lavorare per loro. Se noi non pensassimo ad altro che ad amare Gesù e Maria, adorare Gesù e certamente venerare Maria, che Maria non si adora, però si venera di perdulia, però si adora Gesù e si ipervenera Maria, e lavorare per loro, avremmo risolto tutti i problemi della vita nostra. Tutti. Senza stare a perdere tempo. Quindi dice, non ha un minuto libero San Giuseppe. Ecco, se noi non avessimo un minuto libero, perché stiamo a amare Gesù e Maria, ripeto, adorare Gesù e ipervenerare Maria e lavorare per loro, avremmo risolto tutti i problemi della vita nostra. Ripeto, San Giuseppe questo era. E per fare questo, chiaramente, quindi per essere così iperattivo, santamente iperattivo, doveva essere un giovanotto, il responsabile nei rapporti esterni della Sacra Famiglia, no? Bellissimo, l'ha detto alle public relations, lo chiameremo oggi, no? Perché Gesù e Maria amavano stare un pochino più ritirati, la Madonna soprattutto, no? Ora, ma questo è un autore contemporaneo diceva, abbiamo chiesto chi è, ma non so manco se ti nominare padre Tomás Morales. Allora andiamo a trovare qualche autore di calibro un po' superiore, a partire da un pezzo da 90, cioè dal grande San Girolamo, l'autore della Vulgata, della venerabilissima Vulgata delle Sacre Scritture, veramente meraviglioso. Leggere la Sacra Scrittura in lingua vulgata, ovviamente per chi capisce la lingua latina, è un incanto, proprio capolavoro
che solo un genio, una mente come quella di San Girolamo, così con una cultura spaventosa, poteva realizzare. Allora, il primo, cioè uno dei più eccelsi a parlare della verginità di San Giuseppe, è stato San Girolamo, che difende la sua verginità in uno scritto contro Elvidio. In questo scritto si legge: tu dici che Maria non fu vergine. Oh, ma tu guarda un po' che sti eretici stavano sempre a morte attaccare sempre la verginità della Madonna di San Giuseppe. Ma chissà perché, no? C'erano nient'altro da fare. Quindi, tu dici che Maria non fu vergine, scrive San Girolamo a questo eretico. Io rivendico per me ancora di più, ossia che anche lo stesso Giuseppe fu vergine per Maria, affinché dal consorzio verginale nascesse il figlio vergine. Dal consorzio verginale, bellissima questa espressione. Il consorzio verginale, cioè un matrimonio di vergini. La prossima volta, quando faremo il matrimonio di San Giuseppe, ci faremo questa grande domanda: può esistere un matrimonio nel vero, non un'apparenza di matrimonio, nella verginità? Punto interrogativo. Fu vero matrimonio quello tra Maria e Giuseppe o no? E se quello fu vero matrimonio, qual è il cuore anche dei nostri matrimoni? E forse quello era un prototipo di un matrimonio che avrebbe dovuto essere e che non c'è più. Ci sono tutte quante queste domande implicate dentro questa prima area, diciamo così, di attenzione, no? Quindi la verginità e poi il matrimonio tra Giuseppe e Maria, matrimonio verginale, come dice San Girolamo. Dal consorzio verginale nascesse il figlio vergine. La famiglia di Nazareth, una casa di vergini e di verginità. Casa vergine, verginale e verginizzante. Mamma. Dove, come dire, i gigli che circondano il cuore di San Giuseppe erano sicuramente di casa, eh? La casa profumava certamente di giglio, perché prosegue San Girolamo: nel santo uomo non vi fu fornicazione, figuriamoci, e non è stato scritto che abbia avuto un'altra donna. Allora, che abbia avuto un'altra donna, come favoleggiano gli Evangeli apocrifi, noi non possiamo inventarci le cose di sana pianta. È vero che nella Sacra Scrittura non c'è scritto tutto, che alcune cose ci sono scritte in maniera implicita, ma numero uno, le cose che sono scritte in maniera implicita e confusa le può tirare fuori in maniera autorevole e autentica solo il Magistero ufficiale della Chiesa, numero uno. E numero due, ci devono comunque stare scritte in maniera implicita e non chiara, ma che Giuseppe ci abbia avuto altre donne. Questa è una fantasia pura e semplice. O che peggio che mai abbia fornicato. Cioè, la fornicazione è un peccato gravissimo. Figuriamoci se San Giuseppe poteva fare una cosa del genere, o addirittura che il nostro Signore va a dare in sposa cioè, va a dare in sposo alla Madonna, alla creatura più pura che esiste, uno che avesse fornicato. Ma di come stiamo scherzando? Stiamo. Ci abbiamo anche un dato testuale, come dire, un'ulteriore, no? Prova della purezza di San Giuseppe, se mi posso permettere, è la reazione che ha quando viene a scoprire che Maria è incinta. Perché lui entra in conflitto e poi la ripudia in segreto. Attenzione, nonostante che la legge imponesse di andarla a denunciare. Quindi San Giuseppe ha dovuto fare una cosa. Quindi non è che siccome San Giuseppe era giusto decise di rimandarla in segreto. No, no, cioè qui si apre un altro capitolo poi, no? Cioè, è il classico capitolo del conflitto di coscienza.
attenzione, secondo la legge allora vigente, lui avrebbe dovuto denunciarla e l'avrebbero lapidata, ma il problema è che al di sopra della legge c'era la coscienza, nel senso che San Giuseppe non si capacitava come una persona, creatura così pura, potesse essere incinta. Incinta era, ma era purissima. Io non capisco, lasciamo perdere, cioè nel senso facciamo un passo indietro, prendiamo tempo, ma io questa non la denuncio. La responsabilità che si è preso, no, davanti a, cioè, tensione, eh? Quindi questo perché capiamo anche la grandezza, la complessità di questo straordinarissimo uomo. La complessità in senso buono. E prosegue ancora San Girolamo. Non vi fu fornicazione e non è stato scritto che abbia avuto un'altra donna. Dove sta scritto che era stato sposato? Quali altre invenzioni si devono fare? Non sta scritto da nessuna parte. Di Maria fu piuttosto custode che marito. Non marito, vedi? Qua già cominciamo a. E ne consegue che sia rimasto vergine con Maria, colui che meritò di essere chiamato padre del Signore. San Pier Damiani, altro grande colosso, santo, mistico e teologo medievale, vissuto dal 1007, cioè non 1700, è 1007, anno 1007, al 1072, scrisse: non pare che fosse sufficiente che soltanto la madre fosse vergine, fa parte della fede della Chiesa, secondo San Pier Damiani, che anche chi fece le veci di padre sia stato vergine, fa parte della fede della Chiesa, secondo San Pier Damiani. Il nostro Redentore ama tanto l'integrità del pudore fiorito che non solo nacque da seno virginale, ma anche volle essere toccato da un padre vergine. E anche qui il famoso noli me tangere, no? Sapete che Gesù, secondo i Vangeli, appare a Maria di Magdala. I Vangeli non dicono che è apparso prima la Madonna, se sentiamo. Ma quando Maria di Magdala lo fa per toccare, dice: noli me tangere, perché ancora non sono salito al Padre. Perché Maria di Magdala era una grande innamorata, ma come ben sappiamo si era ampiamente pentita, aveva iniziato il suo lungo processo di purificazione, ma non era un'anima pura, non era un'anima vergine. Quindi noli me tangere, non sono ancora salito al Padre. La Madonna certamente l'ha toccata Gesù risorto. Maria di Magdala, prima lui doveva presentarsi al Padre e dopo. Ne riparliamo, d'accordo? Dopo ne riparliamo. Quindi, volle essere toccato da un padre vergine. Attenzione anche qui al toccare Gesù, no? Vogliamo fare una serie di considerazioni sul toccare Gesù adesso. Chi è che tocca Gesù? Un padre vergine. No? San Tommaso d'Aquino e San Francesco dicevano che l'Eucaristia poteva essere toccata soltanto dai sacerdoti, e i sacerdoti, guarda caso, dovrebbero essere vergini, tutti. Se anche non lo fossero di corpo, comunque per diventare sacerdoti fanno il voto di castità, fanno la promessa di celibato, meglio. Chi toccare Gesù? Lasciamo perdere tutte quante le implicazioni che approfondire questa suggestione di San Pier Damiani comporterebbe, ve le lascio immaginare, penso che ci siamo già arrivati, insomma, no? Volle essere toccato solo da un padre vergine, da un padre vergine. Non lo tocca uno che non è vergine, a Gesù. Ripeto, evviva! Io per carità. Dinanzi a queste suggestioni sono sempre stato molto molto sensibile, pur nel rispetto di
legislazioni differenti e di posizioni differenti, io le ritengo molto verosimili queste cose. San Tommaso d'Aquino ancora dice, Tommaso d'Aquino, si deve credere che Giuseppe rimase vergine, perché non appare scritto che abbia avuto un'altra donna e l'infedeltà non possiamo attribuire ad un personaggio così santo. Allora, San Tommaso aggiunge uno step ulteriore. Numero uno, non c'è scritto che sia stato con un'altra donna, né fornicando né sposandosi. Chiuso. Vogliamo attribuire a San Giuseppe l'infedeltà ad un uomo così santo? Insomma, facciamo attenzione, facciamo. Quindi, allora, San Tommaso è sempre molto, molto. Allora, San Tommaso che cosa dice? Altre donne non ce l'ha avute. Sicuramente non ha avuto rapporti fuori dal matrimonio, mi si perdoni, insomma, quindi non ha fornicato. La Madonna non l'ha tradita, quindi è vergine. San Tommaso era sempre molto. Molto, molto stringente nei suoi ragionamenti, no? Se tu dici che San Giuseppe non è vergine, ti devi inventare o che ha fornicato, peccato mortale, gli vuoi attribuire, o che è stato infedele alla Madonna, adulterio, peccato mortale, gli vuoi attribuire, oppure che ha avuto un'altra donna, come fantasticavano i Vangeli apocrifi, ma questo non sta scritto da nessuna parte, è pura fantasia. Quindi è vergine. Dice ancora San Francesco di Sal, e questo è l'ultimo autore, però poi chiuderemo con una chicca oggi, perché la chicca conferma esattamente quello che pensava San Francesco di Sal, e non è il solo a pensare in questo modo. San Francesco di Sal, uno santo e dottore della Chiesa, uno dei più grandi vescovi e direttori spirituali che sia mai esistito in tutta la storia della Chiesa, autore di opere spirituali che sono stati best-seller, tipo la Filotea, che è stata la causa della santificazione di non so quanti laici, insomma, no? È tuttora un libro attualissimo e meraviglioso. Scrive testualmente: Maria e Giuseppe avevano fatto voto di verginità per tutta la vita, ed ecco che Dio ha voluto che si unissero attraverso il vincolo del santo matrimonio, non per sciogliere o pentirsi del loro voto, anzi perché si confermassero sempre più e si incoraggiassero a vicenda uniti per tutta la vita. Molti santi importanti sono convinti dell'esistenza di un voto di verginità di Giuseppe prima di sposarsi con Maria, ma ciò che è certo è che a partire dal matrimonio con Maria il voto ci sia stato per adempiere la volontà di Dio. Allora, queste cose, esattamente queste cose dette da santi e credute da tanti santi, quindi molti hanno creduto che San Giuseppe avesse fatto un voto di verginità a prescindere dalla conoscenza della Madonna. Tutti ne sono certi che l'abbia fatto una volta conosciuta la Madonna. Entrambe queste cose trovano conferma, sapete dove? Negli scritti di Maria Valtorta. Negli scritti di Maria Valtorta, San Giuseppe risulta che prima del matrimonio aveva fatto il cosiddetto voto di Nazireato, quindi che erano i voti di verginità temporanea che facevano, ma al momento del matrimonio con Maria, saputo del voto di Maria di verginità, ha reso perpetuo, cosa che per gli israeliti era impossibile, il suo stesso voto di verginità. E dato che siamo in conclusione, mi permetto, insomma, di leggere un piccolo stralcio, non tutto, perché altrimenti diventerebbe troppo complicato, tratto proprio dagli scritti di Maria Valtorta. Cito, siamo nell'Evangelo 13,5. San Giuseppe, poco prima del rito nuziale, dopo aver rassicurato Maria che condivideva in pieno il suo voto di verginità, le rivolge queste parole: ai piedi tuoi metto il mio tesoro in perpetuo. Vedete? Il voto diventa perpetuo. La mia castità assoluta per essere degno di starti accanto, Vergine di Dio, sorella mia sposa, giardino chiuso, fonte sigillata. Qui c'è citazione testuale del Cantico dei Cantici, con l'espressione che
meravigliose che non possono essere applicate a nessun altro che alla Madonna, senza nessun dubbio. Come dice l'Avo Nostro, che forse scrisse il cantico vedendo te, l'Avo Nostro, Salomone. E attenzione che Salomone è discendenza, è l'ascendente sia di Giuseppe che di Maria, perché Salomone appartiene alla tribù di Giuda, e sia Giuseppe che Maria appartenevano alla tribù di Giuda, per questo come disse l'Avo Nostro, tribù regale da cui è nato il re dei re. Dio non fa nulla a caso, eh. Io sarò il guardiano di questo giardino d'aromi, in cui sono le più preziose frutta e da cui sgorga una polla d'acqua viva con impeto soave. La tua dolcezza, o sposa, che col tuo candore mi hai conquiso lo spirito, tutta bella, bella più di un'aurora, sole che splendi poiché ti splende il cuore, o tutto amore per il tuo Dio e per il mondo a cui vuoi dare il Salvatore col tuo sacrificio di donna. Vieni, mia amata. Attenzione che la Madonna aveva detto a San Giuseppe che uno dei motivi per cui aveva fatto il suo voto di verginità era di accelerare la venuta del Salvatore, che Dio accogliesse questo grande sacrificio perché mandasse presto il Messia. La Madonna non sapeva minimamente che sarebbe stata lei lo strumento, che questo voto era suscitato proprio per poterla avere il Messia, no? Ecco, anche la Madonna ha percorso un itinerario vero di fede. Non sapeva tutto, perché altrimenti, insomma, non avrebbe potuto esercitare la virtù, la prima virtù, non la più grande, ma la prima, che è la fede. E la prende delicatamente per mano, guidandola verso la porta. Le seguono tutti gli altri e fuori si uniscono le compagne festanti, e tutte in bianco e con veli. Allora, ecco, per concludere, volevo leggere un pochino l'antefatto, ecco, di questo brano di Maria Valtorta, perché queste parole sono state pronunciate da San Giuseppe immediatamente proprio prima del rito nuziale. Il contesto è questo: che mentre attendono non so che, Giuseppe dice, lo dice appartandosi un poco con Maria: ho pensato in questo tempo al tuo voto, io ti ho detto che lo condivido. Ma più vi penso e più comprendo che non basta il nazareato temporaneo, sebbene rinnovato più volte, che era quello che aveva fatto San Giuseppe. Ti ho compresa, Maria, non ancora merito la parola della luce, ma un murmure me ne viene e questo mi fa leggere il tuo segreto, almeno nelle linee più forti. Sono un povero ignorante, Maria, non so di lettere, non ho tesori. Ma ai piedi tuoi metto il mio tesoro, e poi riprende tutto quello che abbiamo appena letto. Quindi, meraviglia! San Giuseppe è il castissimo San Giuseppe. Infatti, il cuore di San Giuseppe si chiama castissimo cuore di San Giuseppe. Ci abbiamo il sacratissimo cuore di Gesù, l'immacolato cuore di Maria, e il castissimo cuore di San Giuseppe, innamorato di Gesù e di Maria, perché un cuore castissimo, un cuore virginale, è un cuore che dilata la capacità di amare all'ennesima potenza, con impresso a fuoco al suo centro il retro della medaglia miracolosa, come abbiamo meditato durante questa meditazione. Bene, amici, ci vediamo se Dio vuole, ci sentiamo, ci aggiorniamo al prossimo primo mercoledì del mese. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do la mia benedizione e ci vediamo se Dio vuole. Alla prossima.